Si avvicina il fatidico suono della campanella. A Torre del Greco gli istituti scolastici si stanno preparando ad accogliere gli studenti in sicurezza. Siamo stati con le nostre telecamere all'istituto comprensivo Don Bosco d'Assisi per ascoltare la dirigente scolastica Rosanna Mirati a pochi giorni dalla ripresa. La scuola si sta preparando al meglio per riaprire i suoi battenti agli alunni e a tutta la comunità scolastica che ha necessità di rientrare a scuola. Ci rendiamo conto che se la didattica a distanza ha potuto sopperire alle esigenze di istruzione degli alunni, non ha potuto sopperire a quelle condizioni, a quelle situazioni di socialità, di condivisione di cui fa parte la scuola. Che anno scolastico sarà? Il prossimo sarà un anno scolastico difficile, un anno scolastico nuovo. Nessuno può prospettare quale sarà l'evoluzione di questo anno scolastico. Noi certamente ci stiamo preparando al meglio, mettendo in atto tutte quelle che sono le misure di prevenzione e di salvaguardia della salute dei nostri alunni e del personale tutto della scuola. Non possiamo prevedere l'evoluzione della pandemia e dunque non possiamo prevedere come evolverà quest'anno scolastico. Proprio nell'incertezza abbiamo rafforzeremo tutti gli strumenti della didattica a distanza qualora dovessimo ricorrere ad essa e certamente cercheremo di utilizzare al massimo tutte le possibilità di apertura della scuola che avremo attraverso azioni che possano restituire agli alunni anche tutte quelle attività e tutte quelle occasioni di apprendimento che sono mancate nello scorso anno scolastico. Ci stiamo preparando al meglio, sarà sicuramente un anno difficile. Invitiamo le famiglie alla collaborazione, ha dichiarato la dirigente. La scuola si sta attrezzando al meglio, stiamo lavorando incessantemente per radicali pulizie dei locali e procederemo anche a delle sanificazioni dei locali, secondo i protocolli messi a punto dal Ministero della Salute e ottemperando a tutte le disposizioni previste dal protocollo Covid, per cui attraverso l'informazione agli alunni, attraverso la segnaletica, attraverso la distribuzione dei presidi che ci verranno forniti dal Ministero. Bisogna tornare a scuola con accortezza, c'è bisogno di una forte collaborazione con i genitori che devono essere parte attiva in questo processo di ritorno a scuola, assumendosi le responsabilità che la legge prevede che essi si assumano affinché la scuola riapra ma soprattutto rimanga aperta a lungo. Ancora incertezza sulla data della riapertura, probabile lo slittamento al prossimo 24 settembre. Le ultime indiscrezioni parlano del 24 settembre, al momento non è arrivato nulla di ufficiale. Noi siamo pronti, abbiamo organizzato le nostre attività per partire eventualmente anche il 14. Ci auguriamo che la scuola possa aprire il 24, sia perché le elezioni certamente imporranno una nuova chiusura della scuola, quindi è razionale pensare ad un'apertura della scuola il 24 settembre. Infine, la preside Mirati, con commozione, ha ricordato i mesi terribili dell'emergenza Covid che hanno duramente colpito l'istituto. La Don Bosco d'Assisi ha pagato a caro prezzo l'arrivo del Covid. Quali sono le sue emozioni a pochi giorni dall'inizio? Certamente la nostra scuola ha pagato un tributo altissimo per questa pandemia. Certamente l'emozione è molto forte, l'emozione di riaprire una scuola che è stata chiusa in un battibaleno in maniera così tragica. Certamente il pensiero va ai nostri colleghi che non ci sono più e che sono stati chiaramente, che hanno perso la vita in questa pandemia. Ci sono colleghi che si sono ammalati, per alcuni le cure non sono ancora terminate e questo però ci rende più forti, perché noi abbiamo già sperimentato cosa significa convivere con il virus e pertanto siamo più pronti, forse di altre scuole, a fronteggiarlo.